Dan Zimmerman fa il suo ingresso nei Gamma Ray dopo la pubblicazione dell'album Land of the Free, dove c'era la batteria il bravissimo Thomas Knack. Ovviamente Dan Zimmerman non delude le aspettative e fa da subito un esordio impressionante, regalandoci un drumming pazzesco nell'album Somewhere Out in Space. Il suo è il classico drumming power metal, fatto di precisione, potenza e velocità. E oggi, amici, in questo video voglio farvi una mia classifica di quelli che secondo me sono i momenti migliori del nostro buon Dan. Ovviamente ho preso alcune cose da Somewhere Out in Space e altre da Power Plant, che sono secondo me i due album nei quali ha messo più in mostra le sue capacità.
Una menzione d'onore va fatta allo storico live in Montreal dei Gamma Ray. Quella sera io non so di preciso cosa avesse mangiato Dan Zimmerman, ma voglio mangiarlo anche io, perché è stato un concerto nel quale era in formissima, ha suonato con un tiro pazzesco, ma soprattutto, ragazzi, più veloce del solito, e il tutto con una potenza pazzesca. E se non mi sbaglio, ragazzi, il tutto senza trigger, suono completamente acustico. A dimostrazione di questo, metto alcuni video subito dopo questa clip. Oltre che con i Gamma Ray, Dan Zimmerman ha registrato anche moltissime cose con i Freedom Call. Quindi adesso, per pura conoscenza, vi metto un paio di clip anche riguardanti i Freedom Call. Dopodiché ci salutiamo. Come ho detto prima, eccoci ai saluti. Io come sempre vi ringrazio per il supporto, per aver visto questo video. Se non conoscevate Dan Zimmerman, oggi avete fatto la sua conoscenza. Scrivete nei commenti che cosa ne pensate. Se invece lo conoscete o l'avete visto dal vivo, scrivetemelo nei commenti, magari capace che ci siamo visti anche allo stesso concerto. Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video. Come sempre, un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi, grandi!